Salve a tutti, sia ai vecchi che ai nuovi visitatori del canale. Io sono Jul e oggi vi propongo una nuova analisi build dedicata ad Albedo, personaggio a 5 stelle di elemento geo che utilizza la spada. Il ruolo principale di Albedo è quello di supporto offensivo geo, ma è tranquillamente possibile elevarlo a secondo attaccante o sub DPS, investendo tempo e resine nei suoi artefatti ed equipaggiandolo con armi adatte al suo stile di gioco. Albedo supporta la squadra in due modi. Il primo è tramite l'abilità elementale, con la quale Albedo bombarda i nemici con continui danni di elemento geo, generando da un lato energia costante per tutta la squadra e dall'altro scudi elementali nel caso in cui si riesca a scatenare la reazione Crystallize, che vi ricordo è il risultato dell'incontro tra l'elemento geo e tutti gli altri elementi tranne la Nemo. Il secondo modo con cui Albedo è in grado di supportare la squadra è tramite la sua Elemental Burst, che quando viene combinata al suo secondo talento di ascensione diviene una comoda fonte aggiuntiva di Elemental Mastery. Insomma, Albedo è un supporto versatile apprezzato sia dagli attaccanti elementali che da altri personaggi di elemento geo. E quest'ultimi in particolare godono molto della sua capacità di batteria, in quanto parliamo di una capacità generalmente assente nei personaggi di questo elemento. Iniziamo a parlare di armi e giuite, perché tra le migliori per Albedo spiccano numerose opzioni free to play. La Cinnabar Spindle, spada ottenibile fino a rank 5 partecipando all'evento Shadow Amidst Snowstorm, ha il nome di Albedo palesemente inciso sulla lama. Sia l'effetto che la statistica secondaria sono fatte apposta per potenziare i danni di Albedo. E sì, avete capito bene, i danni. Albedo infatti sfrutta la statistica difesa per aumentare i danni della sua abilità elementale. Altra opzione budget è la Harbinger of Dawn, una spada a 3 stelle che ben si adatta allo stile di gioco di Albedo. Basta togliere Albedo dal campo dopo ogni uso dell'abilità elementale o della burst per prevenire la maggioranza dei danni sul vostro alchimista, e così facendo manterrete per sempre l'effetto di questa spada. Anche la Festering Desire può essere una scelta solida, sebbene non forte come le opzioni precedenti. Parlando invece di armi a 5 stelle, la Skyward Blade è un diretto potenziamento della Festering Desire, mentre la Cutter è da preferire nel caso in cui il vostro Albedo voglia diventare un secondo attaccante. Cito anche la Summit Shaper, spada arrivata in gioco proprio in occasione del debutto di Albedo e che rappresenta un'ulteriore buona scelta per un eventuale Albedo attaccante. Per quanto concerne gli artefatti, le opzioni migliori per Albedo variano in base al ruolo che volete che ricopra. Un Albedo concepito unicamente come supporto tuttofare può optare per il 4x del Millilith se si punta anche alla potenza degli scudi, al 4x del Petra per buffare gli alleati, e infine al 4x del Noblesse Oblige per una maggior versatilità. Se invece, mettiamo caso, possedete la Cinnabar Spindle o una qualsiasi altra arma più offensiva e vi interessa capitalizzare sui danni di Albedo, avete altre due possibilità. Il 4x del nuovo set di artefatti Ask of Opulent Dreams è il set perfetto per andare a migliorare ulteriormente la sua offensiva tramite l'aumento della difesa e del geodamage, mentre la coppia Petra più Noblesse è l'alternativa per chi o possiede pezzi di questi set particolarmente forti o per chi non ha la possibilità o non ha ancora iniziato a farmare in generale l'Ask of Opulent Dreams. Sul pezzo di testa scegliete sempre o crit rate o crit damage, sulla coppa o geodamage bonus o difesa e sulla clessidra assolutamente difesa. Le statistiche secondarie da ricercare sugli artefatti invece sono, in ordine di importanza, crit rate e crit damage, difesa percentuale, difesa pura e infine energy recharge. Proseguiamo con i talenti, la cui priorità tendenzialmente non cambia in base alla sfumatura più o meno offensiva di Albedo. L'alchimista infatti basa l'interezza del suo DPS sulle sue abilità speciali, per cui è consigliato ignorare il primo talento e concentrarsi su quello dell'abilità elementale e su quello della burst. Attenzione però al talento burst,
che non aumenta la quantità di Elemental Mastery fornita alla squadra con i livelli. I livelli si limitano, tra virgolette, a rinforzare solamente i danni fatti da Albedo. Prima di parlare dei compagni di team migliori per Albedo, faccio una doverosa premessa. Allo stato attuale del gioco, Albedo viene completamente surclassato da altri supporti, Kazuha in primis, nella maggior parte dei team elementali. Preferisco pertanto concentrarmi su formazioni dove Albedo brilla e dove non sembra semplicemente un rimpiazzo del vagabondo di Inazuma. Non stupitevi pertanto se in questo video non insisterò particolarmente sulle formazioni dove la sua Elemental Mastery serve, perché la motivazione è proprio questa. Non voglio che sembri un figurante di Kazuha. E premesso ciò, il primo team che vi propongo è uno dei più gettonati dai giocatori dello Spiral Abyss ed è la cosiddetta formazione doppio Geo doppio Anemo. Shao, attaccante basilare per questa formazione, assassina ogni essere vivente che si trova davanti. Sayu, o Jin ancora meglio, lo cura e attiva la risonanza animo per velocizzare e scontare le azioni di Shao. Zhongli piazza degli scudi enormi proteggendo Shao. Ed Albedo infine fornisce l'energia a Shao e sblocca la risonanza Geo. Questo è un team completamente Shao-centrico, che va ad appianarne i punti deboli ed in questa formazione Albedo è insostituibile proprio in virtù del suo essere un'eccezionale batteria. Il secondo team che vi propongo, senz'altro più accessibile, è una formazione con doppio attaccante Geo e ho scelto di proporvi Noel C6, anche se per questa formazione potete optare pure per Ningguan o perché no, per il Traveler Geo. Noel è l'attaccante di punta, cura e scuda la squadra. Albedo le fornisce non solo l'energia per la Burst, ma anche la risonanza Geo. Bennett potenzia la squadra e rappresenta un'ulteriore fonte di cura, mentre Fischl agisce come seconda batteria e scomba con Albedo piazzando Oz, che esattamente come il fiore di Albedo tempesta i nemici con danni elementali continui. Adesso concludo il video con qualche consiglio finale più specifico su Albedo. Innanzitutto, la sua seconda costellazione è davvero rivoluzionante ed è consigliato, nel caso in cui la possediate, dare ad Albedo una coppa con difesa al posto di Geo Damage. In generale, la seconda costellazione di Albedo rende la difesa la sua statistica offensiva principale. Altro consiglio che vi do è a proposito del fiore di Albedo, che può essere sfruttato anche per facilitare l'esplorazione di Teyvat. Standovi infatti sopra, lo si può utilizzare proprio come se fosse un ascensore. Infine, non posso non sottolineare i problemi che Albedo può causare a formazioni con attaccanti lenti ad applicare il loro elemento. Se infatti si combina Albedo ad un attaccante come Diluc, potente ma non sicuramente adattissimo a fare l'enabler in un'ipotetica formazione che si basa sulla reazione Vaporize, Albedo rischierebbe di rovinare il proc della reazione dell'attaccante tramite il danno geo del suo fiore e dunque al posto di Vaporize partirebbero solamente dei Crystallize e si perderebbe davvero tanto DPS. Cercate di abbinare Albedo ad attaccanti elementali che sono anche dei solidi enabler, come Utao, Tartaglia o Ayaka, in modo da mantenere il controllo sulle reazioni da danno, Melt e Vaporize in primis. E detto questo, basta! Io direi di avervi istruiti a sufficienza sul personaggio di Albedo, spero che abbiate gradito il mio lavoro e in caso di risposta affermativa mi raccomando lasciatemi un mi piace qui sotto, iscrivetevi al mio canale attivando la campanellina in modo da rimanere aggiornati su tutte le mie future pubblicazioni a tema Genshin e non, e date anche un'occhiata alla mia descrizione video dove potrete trovare il link al mio sito Viola che inizia con T e finisce con Witch, alla mia pagina Instagram e al mio canale Discord. Da Jul e Albedo è tutto, io spero che abbiate gradito la lezione e vi do appuntamento ai prossimi video e più nello specifico alle prossime analisi build. Ciao!